Salve ragazzi, buonasera a tutti, è Andrea Bruno che vi parla in questa puntata dedicata al governo Letta, il governo oramai che si è appena formato e sta chiedendo la fiducia agli altri partiti politici. Abbiamo qui con noi in questa puntata, diciamo d'eccezione, perché è una puntata molto importante, perché di quello che avviene in questo momento ne andrà degli interessi di tutto il nostro paese. Diciamo, in questo momento si sta compiendo l'inciuccio che ormai è ordito da diverse settimane e l'Italia sta andando alla rovina. Abbiamo un governo che sicuramente non farà mai gli interessi dell'Italia, perché questo qui è un governo creato ad arte per mettere al sacco l'Italia. Quest'oggi il Movimento 5 Stelle è chiamato a mettere la fiducia, una fiducia che a mio avviso non potrà mai esserci, perché dare la fiducia a degli impostori, gente che essenzialmente sono dei farabutti che non rappresentano gli interessi della povera gente dell'Italia, in questo momento l'Italia sta soffrendo, dare la fiducia a dei cosiddetti figli di buona donna implica diventare complici con il sistema, e nessuno in questo momento del Movimento 5 Stelle ha intenzione ad invischiarsi con questa gente qua. Quest'oggi abbiamo anche assistito ad un fatto increscioso, un fatto che si era già annunciato nella puntata di ieri, quasi avessimo avuto la sfera di cristallo, di una persona portata alla disperazione, non ce l'ha fatta più, con il desiderio interno suo personale di ottenere giustizia, un desiderio sacrosanto, però non portato avanti nella maniera corretta. È arrivato davanti al governo giusto oggi che il governo si riuniva per la prima volta, e era pronto per tirare una pistolettata alla gente che, a suo modo di vedere, ma anche a nostro modo di vedere, stanno portando l'Italia al sacco da parte delle potenze straniere, in primis da parte della Germania, perché in questo momento abbiamo un governo che si è configurato che assolutamente non rappresenta i cittadini italiani, ma rappresenta il potere forte delle banche private, che stanno togliendo il sangue all'economia del nostro paese e anche all'economia dell'intera Europa. Il pericolo che si sta paventando in questi giorni, che prima o poi, oggi va bene, è andata così, ci ha smenato, è stato ferito gravemente un agente delle forze dell'ordine, che una bravissima persona, la nostra solidarietà va con queste bravissime persone fedeli allo Stato, che purtroppo compiono il compito ingrato di fare sorveglianza a essenzialmente a dei farabutti, tant'è che questa persona che è stata ferita, mi risulta che sulle pagine di Facebook era una di quelle persone che si batteva, era una persona che si batteva contro i privilegi della casta, una persona che al di fuori del suo lavoro, una persona che come tutti noi desiderava un abbassamento dei stipendi vergognosi di questi politici. Alla fin fine ci è andato di mezzo una persona che non c'entrava niente, una persona che anzi è una persona di tutto rispetto e ha una grande visione di quello che sta accadendo. Ok ragazzi, come avrete capito, questa puntata è una puntata ricca di molti argomenti interessanti, argomenti che faranno il punto non solo sulla situazione attuale, ma su quello che sta per succedere. Il pericolo paventato è che prima o poi qualcheduno, magari con mente fredda, qualcheduno riesca ad architettare qualche escamotage per riuscire a colpire le nostre istituzioni usando la violenza. Quest'oggi abbiamo assistito a una persona che è stata mossa dall'impeto di rabbia e non è riuscita a pianificare quelli che erano i suoi piani, che noi deploriamo, perché non è con la violenza che si porta avanti la rivoluzione pacifica secondo il nostro stile, però il rischio vero è che prima o poi qualcheduno o si mette in postazione su qualche tetto, o ci mette la bomba, o si architetta in maniera un po' più congeniale, e prima o poi qualcheduno un colpo alle nostre istituzioni riuscirà a metterlo a segno. E questo ci spaventa perché noi ripudiamo i metodi violenti da qualunque parte sia. Noi capiamo che c'è gente in questo momento che sta soffrendo, gente che non ha magari un lavoro, gente precaria, gente che oltre a non aver niente gli viene portato via quel niente che hanno, gente che prima o poi andrà a finire, visto la situazione in cui imperversa il nostro paese e vista questo nuovo governo che andrà a governarci da qui a poco, per questa gente qui si prospetterà probabilmente di andare a vivere sotto un ponte, andare a vivere a pane d'acqua. Questo chiaramente provocherà l'ira di qualcuno che non ci sta, e il nostro movimento e anche gli italiani che non condividono questo sistema di lobby si oppongono a tutto questo. Nella puntata di oggi, per argomentare su questo tema, abbiamo qui con noi un nostro ospite che è un grandissimo esperto di fatti nostri nazionali, un esperto che ci darà lui qualche consiglio e ci fornirà un quadro generale, visto il nostro governo che si sta prospettando ora e vista anche l'opportunità
di dare o meno l'approvazione a questo governo da parte del nostro movimento. Allora Patrizio, a te la parola. Come vedi la possibilità di dare la fiducia al governo che si è preposto in questo momento, visto anche la pistolettata che è volata oggi davanti a Palazzo Chigi? Personalmente io vedo questa possibilità come molto negativa. Io sono contro la fiducia a un governo che ha una membra sospetto, un ministro sospetto membro dei servizi segreti tedeschi, la signora Josefa Eden, che ricordiamo è tedesca naturalizzata italiana a causa di matrimonio, e questo ci lascia presupporre che la Germania potrebbe aver intentato questa cosa tramite la sportiva in tempi non moderni per tenere sotto controllo quello che è lo Stato. Qualcuno mi dirà: ma è un ministro dello sport, è un ministro dello sport che vive in Italia da tanti anni. Ma ricordiamo che i membri del servizio segreto, come accadde a Londra, dove la signora Anna Chapman gli fornirono una falsa identità, stette a Londra per 5-6 anni. Quindi per me non è assolutamente un'ipotesi improbabile che la signora Josefa Eden sia una membra dei servizi segreti tedeschi e che offra un rapporto costante alla Germania su quello che accade in Italia. Se per questo anche Mario Monti, secondo me, pur avendo la cittadinanza italiana, fa più parte dei servizi segreti tedeschi che gli interessi del nostro paese, se per questo, perché è lì nelle nostre istituzioni, con il ruolo da senatore a vita che non se lo meriterebbe, ma non per avere meriti nei confronti nell'Italia, ma per svolgere l'ingrato compito di esattore. Lui è il cosiddetto curatore fallimentare messo lì per togliere il sangue degli italiani, ormai portare via anche quello che non hanno più, per fare man bassa. E Letta è la proiezione di questo schema. Cioè Letta è sempre la continuazione, vuol dire che il progetto ordito da parte tedesca ha una certa continuazione. Secondo me però c'è una differenza, che comunque questi erano, Letta e Monti sono dei fiancheggiatori. Dopo quello che è successo in Italia a causa della forte vittoria di Grillo con il 25% dei consensi, i tedeschi non hanno più iniziato a fidarsi di questi fiancheggiatori, ma hanno piazzato direttamente una donna della loro stirpe a controllare quello che sta accadendo, dalla Germania, guarda caso, dove originaria di una regione della Baviera, guarda caso è stata naturalizzata tramite un matrimonio, guarda caso è un ministro dello sport in una posizione secondaria. Per affermare, non mi stupirei così benissimo si potrebbe verificare che la signora mandi ogni mese un rapporto diretto in Germania sulla situazione che stia capitando in Italia. Il segno della presenza della signora tedesca naturalizzata è un segno che loro ci stanno controllando più direttamente, perché non incominciano a non fidarsi dei propri fiancheggiatori. Perché ricordiamo che la signora è tedesca, per quale motivo è stata scelta questa Josefa Eden canotista e non è stato scelto al contrario, non so, Fiona May era anche meglio, perché era pure di quel colore, era naturalizzata italiana, era inglese. Perché? Per un semplice motivo, perché Fiona May era una che non si presta ai giochi della politica, una donna che tutti, ma poi soprattutto una donna che rappresenta comunque un paese indipendente come l'Inghilterra, che non è sottoposta al gioco tedesco dell'euro. Invece abbiamo Josefa Eden, che è un messaggio mandato implicitamente alle autorità tedesche: ok, abbiamo il vostro controllore qui. Questa donna è acquisito, ricordiamo, la cittadinanza solo esclusivamente per matrimonio, è una sospetta membra dei servizi segreti tedeschi. Quindi noi adesso abbiamo l'intervento diretto della Germania nel nostro paese, non solo più attraverso fiancheggiatori corrotti tipo Letta o Monti, ma a questo punto abbiamo proprio un governatore tedesco nascosto tramite un ministero inferiore per restare esperti, perché ricordiamo che comunque è stato assegnato al ministero dello sport, che intanto sta lì, osserva, manda questi rapporti a Berlino, manda a descrivere di questi italiani. Perché vedi come la vedo io, insomma, per me non è, molti hanno criticato la scelta di una donna di colore come ministro dell'integrazione, per me quello non è grave. Per me è grave il fatto che sia stata scelta una tedesca naturalizzata italiana ministro dello sport, una donna originaria di un paese che si sta dimostrando ostile, che è il nostro nemico e ci vuole conquistare e distruggere. E questo è una cosa assolutamente grave, perché non solo sono rappresentanti del gruppo Bilderberg, ma ormai è l'intervento diretto della Germania e abbiamo il controllo tramite questa signora. Vorrei sapere quali meriti ha, visto che non mi risulta che sia anche una di quelle sportive più famose, perché era la prima volta, diciamo, che la sentivo, e se l'unico suo merito credo quale sia quello aspibbiatogli sia quello di essere una tedesca. E questo è un grosso sospetto. Ormai abbiamo anche che si permettono direttamente di fare i ministri in Italia, per cui io dico anche a quelli più, diciamo, più razzisti, io dico, non è grave, preferisco un ministro africano in più che
che un ministro d'origine tedesca, perché quelli, in base alla tradizione, antica tradizione romana, sono i discendenti dei barbari e si stanno comportando ancora una volta, per la terza volta nella storia, nella storia, come imperialisti, e bisogna fermarli. E Patrizio, secondo te, a parte, diciamo, questa teoria del complotto, che io tra l'altro condivido in pieno, però non so quanti sono i nostri radioascoltatori che hanno abbastanza elementi per avere un quadro chiaro della situazione e riuscire a comprendere cosa sta succedendo. Però a parte questo aspetto molto particolare, ma quello che voglio chiederti io, il Movimento 5 Stelle dovesse dare la fiducia a dei furfanti, non si sottopone al rischio, ovvero i nostri parlamentari, senatori, non si sottopongono al rischio di prendersi anche loro una pistolettata da parte di qualcuno che non ci sta a questo sistema corrotto e vorrebbe vedere all'interno delle istituzioni gente onesta, gente che vuole il bene per il nostro paese e vuole creare veramente qualche cosa per la povera gente e dare un futuro all'Italia? Secondo me c'è questo rischio, perché come abbiamo visto ieri, basta che qualcuno faccia lo scatto e passi dall'idea mi suicido, povero me, all'idea mi faccio sparare, mi faccio fare fuori da e mi faccio fare fuori dalla polizia. Quindi c'è questo rischio, perché sarebbero visti da una parte di questa gente come dei biancheggiatori. E secondo me la cosa grave, purtroppo, è che rischiamo che quello che è successo ieri sia solo un'escalation, perché quello che è successo ieri potrebbe essere l'inizio di un periodo molto difficile per la storia italiana. Perché? Perché questo voleva fare l'attentato suicidio, è entrato là dentro, ha provato a sparare, e poi chi ci ha rimesso? Ci ha rimesso anche una persona che non c'entrava niente, anzi un carabiniere che tutto sommato lo capiva, che ha comunque anche le forze dell'ordine, fanno un lavoro difficile. Ma parliamoci chiaro, questo perché è andato direttamente, ma mettiamo che ci fosse uno più pazzo di lui, che dice si piazza, cioè, non più pazzo, più, diciamo, più freddo e calcolatore. Sì, più freddo e calcolatore. E questo si mette su un palazzo all'ultimo piano di fronte a Montecitorio col fucile di precisione, incomincia a mirare lì, e dopo voglio vedere se succede, perché questa gente, se succede una cosa del genere, incomincia a sparare e comincia a sparare, voglio vedere se succede che a questo punto incominciamo a trovarci dei cecchini. Chi sarà il responsabile? Perché la gente è lì a fare questi gesti inconsulti, questo freddo calcolatore che fa un gesto inconsulto del genere potrebbe purtroppo accadere. Io mi auguro di no, anzi, a chi mi stesse in ascolto, chi fosse nel senso disperato, prima di fare stupidaggini e di fare qualcosa da pazzico, ci contatti se è intenzionato il suicidio perché c'ha problemi finanziari, perché se si sente depresso, ci contatti, perché noi sicuramente potremmo dargli una mano e evitare che possa fare stupidaggini o cazzate come quella del disoccupato. Ma il rischio che qualcuno non ci ascolti e che passi nel senso oltre, cioè, e mi dispiace che ci sia questo rischio, perché noi siamo persone pacifiche, la guerra a noi non piace, ci piacciono le proteste gandiane del genere. Poi non parliamo, perché se si avvera anche la professionalità di Barnard, che Barnard disse che in Italia nasceranno anche kamikaze, noi rischiamo di trovarci gente che a ogni comizio o a ogni manifestazione o a ogni incontro del cinema si faccia saltare in aria là dentro. Quindi la cosa in periodo diventerà molto difficile, perché l'Italia rischia di diventare un paese arabo in cui chi dice che non c'è niente gli scatta l'idea di dire, piuttosto che suicidarmi, non solo suicido me, ma ne suicido 78. E queste persone inconsciamente sono responsabili e hanno la responsabilità periodica, perché stanno creando un dato, stanno creando problemi all'ordine pubblico, stanno creando problemi alle forze dell'ordine, che sono responsabili ma subiscono gli errori dei politici. E questa è la cosa anche grave, perché saranno quelli, rischiano di essere quelli che ce li mettono poi per pochi soldi, per 1.200-1.300 euro al mese. Questa è la cosa altamente grave. Quindi noi abbiamo dei politici che sono responsabili, e un responsabile, uno di questi come responsabile, è stato Maurizio Gasparri. Perché Maurizio Gasparri, quando tu ti presenti di fronte a una folla, a fargli il gesteccio, tu non sei, insomma, è una persona incosciente, è un pazzo, perché vista la situazione attuale, se qualcuno sbrocca di testa e diventa freddo e calcolatore, non è detto che purtroppo non possa riniziare un periodo di brigantaggio come dopo unità, oppure non possano riniziare forme di vendetta, tipo andare a prendere i politici a casa e c'è una cosa del genere. E questa è una cosa che mi preoccupa, perché il mio paese, vorrei un paese europeo, vorrei un paese civile dove si discute pacificamente, dove non accadono queste brutte cose. Sono stato purtroppo profeta di facili sventure, perché era ovvio che avesse gli occhi di una cosa del genere. Mi dispiace oggettivamente
parlando che se questa cosa sia accaduta dopo la nostra trasmissione, perché sicuramente la persona per fare un gesto del genere doveva essere disperato, e gli stessi carabinieri, anche se hanno preso una revolverata, l'hanno capito e hanno anche accusato i politici di non capire questa situazione. Allora io direi adesso in chiusura di dare un messaggio. Di solito noi diamo un messaggio alla povera gente che ci ascolta, al cosiddetto cittadino comune, che è il nostro fedele ascoltatore, però questa volta qui io mi arrogo il diritto di dare un messaggio alla cosiddetta classe politica, che poi in realtà non sarebbe neanche una classe politica, è una cricca di farabutto. Ragazzi, arrendetevi, perché ormai non siete più in grado di gestire la situazione. Non fatelo per noi, perché noi non vi chiediamo questo, fatelo per la vostra pellaccia, perché non si sa mai che qualche squilibrato, qualche persona, qualche disperato, non facendocela più, si vendichi contro la vostra persona. È inutile che vogliate portare avanti il vostro piano di mettere al sacco l'Italia, perché l'Italia va già dato tutto, ormai l'Italia non vi può più dare nulla eccetto le vite della povera gente che non ce la fa più andare avanti. Per cui a questo punto quello che potevate prendere avete preso, avete ormai rastrellato tutto, anche le briciole vi siete preso, non è rimasto più niente, la gente è disperata. Gli unici che hanno ancora qualche cosa a cui si può prendere qualche cosa siete voi stessi, quelli che vi sostengono, la gente che fa parte della vostra cricca, quelli della vostra combriccola. Per cui se volete rubare qualche cosa, rubatevela fra di voi. Però un consiglio che vi voglio dare, proprio interessandomi della vostra incolumità, è questo: toglietevi dai coglioni, toglietevi, andate fuori dal cazzo, e con questo mio auspicio, che ne va anche della vostra incolumità, perché noi non possiamo sapere quanta gente disperata c'è e fino a che punto sono disposti questi disperati. Per cui ragazzi, fate quello che è giusto, ascoltate delle parole sagge e comportatevi di conseguenza. Patrizio, a te la parola per il saluto di chiusura, e a voi ragazzi vi auguro un buon proseguimento di giornata. Io come saluto di chiusura faccio io anche l'appello, faccio mio l'appello che fece Giovanni il Papa, Giovanni Paolo II, contro i mafiosi, e lo faccio l'appello speciale alla casta per evitare che qualcosa di grave accada. E il mio appello qual è? Convertitevi al bene, evitate di fare stupidaggini, convertitevi al bene, perché questa è l'unica cosa che adesso c'è da fare. Evitate spargimenti e morte, perché la gente è disperata, e un altro pazzo che fa una stupidaggine del genere può decisamente ricomparire. Evitate, prevenire è meglio che curare. Pertanto ragazzi, convertitevi. Ok ragazzi, alla prossima.